Buongiorno, non so che ore sono, dove siamo. Non so niente, so solo che stamattina ci ha svegliato un gallo e siamo in un hotel meraviglioso, veramente, veramente stupendo. Andiamo un po' a vedere che cosa c'è, anche perché ci devo svegliare. Oggi dobbiamo lasciare la Calabria per andare in Sicilia. Posso dire l'ambientazione di colazione più bella di sempre? No, Raga, ma l'avete visto pure. il burro? Vabbè, ragazzi, niente location, insomma, oggi, Comunque anche da fuori è una bella location, eh? Dopo 2 ore di macchina, dove è siamo vero, arrivati? Siamo in Sicilia. Sì, a Pizzo Calabro. Quindi, dopo 2 ore di macchina, dove è siamo vero, arrivati? Non è vero, Massimo. Erano 2 ore e 11 minuti. No, sì, forse avevamo cambiato destinazione. Da Tropea a Pizzo. Quindi siamo in Sicilia. Sì, a Pizzo Calabro. The first time in Sicily. Ci sono mai stata? Ed è questa. Stavo in macchina e ci ho detto siamo arrivati a Pizzo e lui ha detto ah che siamo in Sicilia per fare la battuta. Sì, e lei ha detto è la prima volta che sono in Sicilia. Da lì, da adesso siamo in Sicilia, ragazzi. Per lei siamo in Sicilia. Continua a dire Pizzo Calabro, lei continua a dire siamo in Sicilia. E il bello è che mi ha detto abbiamo superato un ponte che non abbiamo superato. Non c'è nessun ponte, nessun traghetto. Abbiamo messo il ponte. Così è il ponte dalla Calabria alla Sicilia. Stretto. Cioè, come si fa a non dire che è troppo bello qua, dai? Beh, ragazzi, lei è del nord, non le sa ste cose. Ti piace, fidassata? Sì, ma mi avete preso in giro fino adesso. Cosa, perché? Perché, boh, non lo so. Perché ti emozioni per il mare. E quindi? Il mare siciliano. Che c'è là in fondo? Quello che vedi? La Sardegna? Io voglio smettere questa cosa. Ci riproviamo. Che cos'è quella? L'Africa. Ultimo tentativo. Ci riproviamo. Cos'è quello? Che c'è là? Te l'ho già detto. Non so cosa dire perché siamo qui. Cioè, come fa a dirti che lì c'è qualcosa che dovrebbe essere qui? Potrebbe sconvolgerti. Vai a sedere. Tenimi la mano. C'è una bottiglietta d'acqua che magari non regge. Dov'è che siamo noi? A Pizzo Calabro. Ripetilo. In Calabria. Esatto. Ma scusate, ma se 2 giorni non ci sono mai state, mi dite andiamo in Sicilia, mi l'ho pure chiesto, quindi adesso dove siamo? No, siamo in Sicilia. Hai fatto tutto da sola perché lui ha detto pizzo. Il pizzo era la battuta. E vogliamo, non so, percularmi per tutto il giorno. Amore, no, appunto, aspetta, adesso che sappiamo una cosa. Ah. Cos'è quella? La Sicilia. No. Ma non è che, cioè, tipo questo è verde e quello è rosa, perché o magari... Cioè, non è che mi state trollando di nuovo? È per una cosa forte, eh. Cioè, non è che questo mi sta dicendo un tartufo, ma in realtà è tipo un babà? È un babà. Sei nel punto dove è nato il babà, nel bar Dante. Allora, questo è buono, ma questo è speciale. Ci siamo fermati in mezzo a niente praticamente, però qui l'acqua è tutta bellissima, per cui niente, ci facciamo un tuffettino per poi ripartire. È fresca, raga. E dopo questo bel bagnetto e questa tecnica sotto il sole su un lettino ripartiamo. Eccoci qua, siamo a Tropea in questo momento, ci siamo fermati per pranzo al supermercato perché stavamo morendo di fame e adesso iniziamo con il tour. Abbiamo appena incontrato la guida che ci porterà per Tropea, ci ha già detto e spoilerato un paio di cosine che vedremo. Fa molto caldo e Tropea è veramente molto molto carina, piena di queste viuzze, di questi localini super carini, questi negozietti, veramente molto molto carina. Siamo fermati a mangiare in un altro posto per l'ennesima volta. Piacere. Che buono. I gamberi rossi veramente più buoni, assaggiamo questo donna. Ah, questi erano quelli che stavamo per acciaccare sì. Oggi? Oh, che belli. Che buono. Comunque io, Tropea mi sto dando delle vibes assurde. Guarda, qua c'è un balcone bellissimo. No, infatti adesso voglio solamente farvelo vedere perché è meraviglioso. Ah, ok, ora ho capito perché è così bello. Perché è stato nominato l'affaccio più bello del mondo. Ed è effettivamente così. Sono senza parole, veramente, senza parole. Ho letto bene? Quello è un gelato al tonno, alla cipolla e all'anduia. Confermo. Cipolla e nduia. Oddio. Sembra quelle caramelle lì. Assaggio prima la cipolla. Ma il gruppo che andate giù sempre stesso. No, che giriamo sempre. La cipolla. Sì, quelle poi. L'anduia prendo proprio un pezzettino piccolino.
esperienza. Dove siamo? Ieri io ero rimasta a Tropea. Cosa è successo? Siamo dispersi in mezzo alla Calabria. Bello. Però è molto carino questo resort. Eccoci qua, ragazzi. Siamo sul traghetto, pronti a partire. Sicily, arriviamo. C'è un po' di vento. Raga, ma io non ho mai visto un traghetto andare così veloce. È velocissimo, aiuto. Siamo arrivati in Sicilia. Ma io non ci credo che dopo un'ora e mezza di traffico davanti al casello siamo riusciti ad arrivare a Catania, davanti al bar della Granita. Cavolo, questo è buonissimo. Ma post caricatura di Tesla, ora faremo un esperimento. Praticamente vogliono usare il tettuccio della Tesla come piastra. Fermo, 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 fermati, fermati, ha bruciato! Ma io stavo per morire, è suicidato dall'uomo! No, guarda qua, guarda qua! Guarda, questo è cotto! E dopo questo epic fail gigante, andiamo a Bronte per pranzare. Sono super hype per questo Bronte, la mia prima bruschetta al pistacchio di Bronte. Buono, ma quanta roba hanno ordinato lì. Finalmente è arrivato anche il mio piattino, filetto con crema di pistacchio. Sembra burro, veramente buono. E dopo Bronte ufficialmente ho chiuso la bottega del mio stomaco. Allora, io avevo detto, dopo il ristorante non mangio più niente, ero troppo piena. Però ho appena sentito qua che Giovanni ha detto che questo è il gelato più buono della sua vita. Ma è troppo pistacchioso. Dopo Bronte, dopo un'oretta o qualcosa di macchina, siamo arrivati su all'Etna. Considerate che questo è solamente il punto dove siamo arrivati adesso. Peccato per la foschia, perché c'è veramente veramente tanta foschia, non si vede molto. Io dovrei sapere di che è stata la cavolo d'idea tua. No, 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 mia. Tua. È valsa la pena, eh? Spettacolo. Le mie povere scarpe. Oh! Oddio! 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 Buongiorno, ragazzi. Da una Emily è persa nell'hotel di Catania. Siamo in questo hotel molto bello, devo dire. Di facile perdizione, troppo facile perdizione. E ci risiamo. Ok, ci siamo ripresi. Dopo l'allenamento siamo fatti la doccia. 10 di mattina, pesciolino. Pranzo, granita. Confermiamo? Io volevo assistere alla spaccata della cipollina. Guarda qua. Oddio. Ma no. No, vabbè. Stai scherzando. È tutto vero. Stai scherzando. Guarda qua, guarda che spettacolo. Prendiamo. Cin cin. Tanti auguri. Oddio. Ma la mozzarella. Vabbè, dai. Disumano non basta. Ci siamo fermati in questa specie di salumeria. Io alla fine mi sono presa anche la bresaola, perché ho detto non sia mai che alla fine resto senza mangiare. Ed era molto molto buona. Devo dire molto molto carina questo tratto, lungomare. Ebbene sì, siamo scesi ancora di più. Siamo a Modica. Ci siamo fatti un po' di strada da Siracusa. Oggi è molto così la giornata. Macchina, cibo, macchina, macchina, cibo. Particolare. Stavamo passeggiando per le viette di Modica, super carina tra l'altro, e ci siamo fermati in questa tipo di cioccolateria. Oddio, raga, voi non avete capito che odore che c'è da fuori. Io non volevo mettere solamente food comunque in questo video, però purtroppo è questo quello che stiamo facendo. Vediamo. Stiamo tornando verso Catania e stiamo guardando qui i vecchi versus food di Giovanni, perché domani, spoiler, ci sarà un versus food tra me e Frank e due ospiti speciali. Questo video, la 10.000 calories challenge, è il video che mi ha fatto diventare intollerante al lattosio. Buonanotte, ragazzi. Buongiorno. Vi avevo promesso che ci saremmo trovati la mattina per prepararci al versus food. Non sono pronta psicologicamente, ragazzi. Ora inizierò a correre, farò gli scatti, brucerò più calorie possibile stamattina. Ok, ho anche fatto dei circuiti potabata per bruciare ancora di più. Ma sotto il sole così, se continuo credo mi prendo un colpo di sole. Ci siamo ripresi, abbiamo bruciato calorie e adesso siamo pronti per mangiare.
di nuovo, stavolta però Versus Food, che vedrete sul canale o l'avete già visto, non so quando uscirà questo video, se prima o dopo, ma comunque no spoiler. Siete pronti voi due? Assolutamente. Ho fame. Cioè, vorrei far notare come è vestita lei. No, allora io vorrei spiegare che dopo il Versus Food, dopo il viaggio, abbiamo visto uno dei paesaggi più belli dell'on the road. Comunque hotel bello, molto bello a Palermo. Sono le 10 di sera, c'è una fontana all'interno della hall e Frank sta per suonare il piano. Buongiorno ragazzi, questa è la colazione, molto 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 grande. Io così, dopo la colazione ci siamo fatti una piccola passeggiata sul lungomare di Palermo sotto i 40 gradi, molto freschi, e adesso credo che loro si papperanno di pane cammeusa. Come al solito non sappiamo che cosa andremo a fare in questa giornata, come tutti i giorni della mia vita, assaggiamo sto pane cammeusa. Emily non vuole mangiare il pane cammeusa a Porta Carbone a Palermo. E la cosa che la vedi dici che è schifo. Però no, ma io ho sentito che ci sono all'interiore, raga. Stefini, allora, oh, la mangiai solo qua, è troppo buono. No. Mangia la ciccia. Non le piace. Memli, ma non che ti piace, Memli? Non è la mia ragazza. Nonostante abbiamo fatto 100.000 video, 100.000 cose, non ci fermiamo. Infatti dopo il pane con la Meusa, adesso siamo da Costa a prendere, credo, la cassata. Emily alle prese con i dolci siciliani. No, ma bello che arrivano sempre così ben portati, cioè... È strano. Senti questa quanto è buona, questa è la cassatina proprio tipica. Questa è buona, molto zuccherosa però, Questa era... Pasta di mandorle ricotta. Questo è il dolce preferito di mio nonno. Comunque è incredibile. Cioè, voi giovani la odiate tutti. Io che sono palesemente il più vecchio, mi piace. Ma, raga, ma da quando è che siamo arrivati in Maremma? Scusate, Ora loro mi devono spiegare perché ci hanno fatto fare un'ora e mezza di macchina per andarci a infrattare nel paesino più infrattato di Palermo per prendere un cannolo. Vi dico solo che hanno appena preso un cannolo da 33 euro. Sai che devi smetterla. Io, cioè, ve lo giuro, io dopo ieri non volevo più mangiare un cannolo, ma mi state tutti dicendo provalo, Emily, provalo, è provalo, provalo. Oddio, vogliamo raccontare che cosa è successo nell'ultima ora? Che abbiamo fatto tardi perché ci siamo addormentati, io vi voglio fare una sorpresa. Quindi ho organizzato una sorpresa per entrambi. Che stiamo andando a fare ora? Ci stanno venendo a picappare. Addirittura a picappare? Io ho i contatti anche a Palermo, sorella. Ma eccola la sorpresa! Guarda lì in fondo, tipo quello là, vedi? L'aereo. Sì, andiamo in aereo. Andiamo in aereo sopra Palermo. E c'è una sorpresa anche domani. È quello l'aereo? Ma sembra troppo piccolo da qui. Lo è, cioè, da dentro è minuscolo. Peggio. Uno, due, e ci siamo. Eccoci qua. Siamo dentro. Bellissima esperienza in aereo. Adesso stiamo andando a cena di pesce, la mia cosa preferita. Dobbiamo festeggiare perché domani uscirà il video della proposta di matrimonio che ho fatto ad Emily e siamo un po' emozionati, non sappiamo cosa pensare. Dove siamo? Questa qui è una piazza chiave di Palermo dove vive lo street food. Ecco perché a Palermo vedi tanti video Palermo street food, è per questo. Siamo riusciti ad arrivare sani e salvi al ristorante. Se entrate è l'odore più buono che sentite in vita vostra. Ragazzi, allora, vogliamo brindare? Sì, è la fine del tour. Ormai si torna a casa. Solo la fine del e tour. E alla prossima di moglie. Si torna a casa. Benzine, ragazzi. Leo! Ma guarda, hai fatto un quadro, fra. Un quadro ci hai portato. Lo faccio così. Ma che bello. Oh, queste sono le cose che piacciono a me. Ah sì, e lì ovviamente è arrivata anche la frittorina. E queste cosa sono? Polpetta, amore. Linguine e pezzo di pistacchio e gambero rosso, cara. Oh, hola, chica. Buongiorno, è il mattino seguente. Stiamo smaltendo e oggi, a detta di Joe, ci sarà un'altra sorpresa. Questo è il nostro mezzo di oggi. Carino, Che vai! Oh mio Dio! Ci siamo appena fermati, abbiamo buttato l'ancora. Com'è stato questo viaggio?
oggettino? Mossa, ragazzi, dai e buttati. Comunque state mangiando la pasta al forno. Certo. Ricordati, siamo al sud, dell'insalatina è da Milano in su. Ah, ok, scusa. Noi qua arancine, cose, molto cose. Oh, mica male sta gita, eh? C'è questo salto temporale dove adesso siamo in nave e stiamo veramente tornando a casa. Allora, questa è la mia prima volta in una nave. Amo, è più piccola di te. Ma che cavolo di freddo fa intanto? Uno, due e questi qui sono gli altri letti. Oddio raga, sto male. Mi fate vedere qua che cosa c'è? Ma c'è la doccia. Sì, che bello. Ci possiamo fare la doccia dopo il mare. Noi veniamo dal mare. La nostra cenettina super healthy. Mica male, eh? Anche se ci facciamo truffare sempre di più, eh? 38 euro, non lo so io. Ecco il ponte in notturna. Bello. Ora vi racconterò una cosa. Io ho sempre avuto il terrore, ma dico il terrore, di andare su una nave per tipo tanto tempo, perché da piccola sono stata traumatizzata dal Titanic. Ed eccoci qua, dopo 22 ore di traghetto con ben 2 ore e mezza di ritardo, forse lì intravediamo il nord Italia. Benvenuta a Genova. Bentornata al nord, direi. Credo che questo video, oltre a essere lunghissimo, ha un sacco di cose, un sacco di avventure vi ho portato, quindi io direi che la possiamo finire qua. Vogliamo salutare il nostro pubblico e dire che ci vediamo alla prossima avventura? Speriamo sarà meno traumatizzante di questo. Ciao ragazzi, grazie per aver visto il video fino a qua. Metti like e iscriviti, mi raccomando. Esatto, grazie mille. Ciao ragazzi, un bacione dalla gang del... Oh.